Sì, sono con Pietrantonio che anche oggi sulla fascia insomma ha fatto un solco, ha scavato ancora una volta la fascia di competenza. Nel complesso una stagione straordinaria, ce lo aspettavamo, perché insomma il nome che porti, eccola qui, un'altra bottiglietta d'acqua che arriva, che ci arriva addosso. Dicevamo, livelli sempre altissimi, e su quella fascia hai fatto un po' il bello e il cattivo tempo in ogni gara. No, sono contento per come è andata l'annata, sia a livello personale ma soprattutto per il collettivo, per la squadra. Siamo stati secondo me un grande gruppo ed è quello che ha fatto la differenza per raggiungere l'obiettivo. Un grazie al mister, al direttore, alla società, che non ci hanno fatto mancare niente. Abbiamo lavorato sodo per un obiettivo importantissimo. Sono contentissimo perché è il mio primo campionato che vinco e spero che sarà il primo di una lunga serie, dai. Naturalmente c'è il sogno di categorie più importanti che tu hai vissuto, e allora ti chiedo, ti faccio forse la domanda un po' più difficile, quanti innesti mancherebbero secondo te a questa squadra per poter competere con le cosiddette grandi della quarta categoria? Secondo me è una squadra forte, un gruppo forte. Nel frattempo il Gramellà non si è accorto che siamo in diretta, è passato dritto, vabbè, ci ha impallato un po' le immagini, ma non fa nulla. Secondo me è una squadra forte, ci sono molti giocatori che hanno fatto categorie superiori e non lo so, mi fa una domanda molto difficile, però spero che molti di noi ci saranno ancora l'anno prossimo. Mamma mia, dai, pure mia mamma, tipo. Allora, il Gramellà è passato il Gramellà al telefono con la mamma, e ha salutato la mamma, però la madre in diretta vuole parlare con Pietrantonio per fare a lui i complimenti. Però il Gramellà ha bevuto acqua, ma già ha fatto effetto, già ha fatto effetto. Verna, spesso e volentieri dico, per quello che ha fatto nella stagione regolare e per quello che ha dato al Chieti, purtroppo qualche piccolo malanno che ha interrotto questa stagione, un campionato meritato per te. Ah, sì, siamo contentissimi per il risultato ottenuto. A me mi dispiace, dispiace tra virgolette per quello che mi è successo durante il campionato, però l'importante era il risultato e questo che stiamo vedendo oggi. Ma perché i Gramellà? Cioè è sempre così oppure? Soffre di solitudine, cioè vedi, mo gli devi fare a lui l'intervista. Se gli fai a lui l'intervista. A lui gliel'ho fatta. Prima ha chiamato la mamma perché la madre voleva fare i complimenti a Pietrantonio. E lui ora sta parlando col telefono da solo. Sì, sì, sta facendo una diretta. Però se dicevo prima, se l'acqua fa questi effetti, immagino stasera le condizioni di Gramellà. Anas, allora. Cosa per stasera? Lubros, come ti comporti? Stasera vogliamo vedere in diretta. Allora, stasera ho voglia di fare karaoke e ricordo a tutti che il mio cantante preferito Nico Pandetta è nel mio cuore. E che cantiamo al karaoke? Stasera tu verrai con... No, aspetta. Loca. Stasera possiamo iniziare con Loca. Ascolta, l'anno prossimo? L'anno prossimo cerchiamo di rimanere... Una squadra forte non può fare a meno di Verna. Me lo auguro fortemente.